qui in compagnia del professor Casella, che ringrazio di essere insieme a noi, perché parliamo adesso di chirurgia della mammella, e le chiedo innanzitutto quali sono le nuove frontiere per affrontare la chirurgia della mammella. Allora, dal punto di vista tecnologico e tecnico abbiamo assistito negli ultimi anni a degli sviluppi enormi rispetto a una ventina d'anni fa. Solo pensando a 20 anni fa, il mondo dal punto di vista sia chirurgico che della diagnostica che delle terapie è radicalmente cambiato. Le nuove sfide sono mettere al servizio dei pazienti tutto quello che è il nostro bagaglio tecnico e tecnologico nella maniera più umana possibile, farli sentire accolti, e questi ambienti dove siamo ora sono proprio un'idea dell'azienda per rendere questo tipo di percorso più alla portata e più accessibile per il paziente. Allora, facciamo proprio due passi in questi ambienti mentre facciamo la nostra chiacchierata, e le chiedo qual è l'aspetto più importante a questo punto: l'umanizzazione delle cure o la tecnologia delle cure? L'una non prescinde dall'altra, anzi l'una è funzionale all'altra. Ci deve essere sicuramente un grande bagaglio culturale, tecnico e tecnologico da parte di tutti gli operatori sanitari, non solo da parte dei medici, ma tutto questo deve essere coniugato e declinato nella maniera più facile, più accessibile e più funzionale a quelli che sono i percorsi oncologici. Quali e sono? Non solo oncologici, tutti gli aspetti assistenziali. Le chiedo quali sono i timori maggiori che chiaramente una donna ha nel momento in cui si appresta un'operazione del genere? Ma una donna, dipende dall'età in cui la donna viene diagnosticato questo tipo di patologia. Ogni età ha delle esigenze particolari. È vero che la donna a qualunque età è comunque il fulcro della famiglia ed è comunque un perno importante della società. Sembrerà strano, ma la preoccupazione della maggior parte delle donne è quella di non poter tenere fede e tenere il ruolo che hanno all'interno del proprio nucleo familiare e della società. Quindi la loro preoccupazione maggiore è quella relativa al recupero più veloce possibile della funzionalità, più che della cosmesi. Però i numeri, definiamo così, degli interventi sono in crescita, o sbaglio? Presso il nostro dipartimento sì, a livello regionale è aumentata la diagnosi di carcinoma mammario, anche se siamo in linea con il resto del mondo occidentale, anzi un pelino sotto. Quella che è la sfida dal punto di vista medico è quello di, come dicevamo prima, fare interventi sempre meno invasivi nel rispetto della radicalità oncologica e del recupero più veloce possibile sia della funzione che della cosmesi. Un numero in crescita di interventi però preclude anche un aspetto che definiamo tra virgolette chiaramente positivo: significa che la prevenzione in qualche maniera sta funzionando e sta aumentando. Certo, questa è la base per tutti i risultati che stiamo ottenendo, cioè la prevenzione ci permette di fare interventi più mirati, interventi più conservativi e ottenere outcome, risultati oncologici sempre migliori. Come sono cambiate le aspettative di vita di una paziente con il tumore al seno? Oggi abbiamo a 10 anni dall'intervento chirurgico il 92% delle pazienti vive, e per il resto, anche quando abbiamo una malattia diffusa ad altri organi, nelle pazienti cosiddette oligometastatiche con poche sedi di metastasi abbiamo un'ottima chance di cronicizzare la malattia e di far vivere a lungo le nostre pazienti. Quindi, come ti dicevo, rispetto a 20 anni fa è radicalmente cambiato lo scenario dal punto di vista dei risultati che riusciamo a ottenere. Vogliamo entrare un attimo a vedere anche gli ambulatori? Prego. Che sono abbastanza recenti. Sì, sono abbastanza recenti. Sono spazi funzionali a quello che è tutto il percorso post-operatorio delle pazienti. In questi ambulatori facciamo le prime visite in alcune stanze e in queste stanze le medicazioni nel percorso post-operatorio. Sono spazi molto funzionali, hanno dal punto di vista dell'accoglienza il beneficio di poter avere una sala d'aspetto molto accogliente di fronte. Cerchiamo di, avendo così tante stanze, di non far attendere, di far sostare il meno possibile le pazienti in ospedale.
Questo, devo dire, è stato un grande insegnamento della pandemia, cioè quello di ottimizzare il tempo dei pazienti all'interno delle strutture sanitarie. E quant'è l'importanza per una paziente di trovare appunto degli ambienti così, definiamoli anche familiari? È fondamentale nel contesto di quello che dicevamo prima, nel senso di umanizzare tutto quello che è il percorso di diagnosi, terapia e cura. La ringrazio. Prego. Siamo adesso in compagnia del professor Pozza per restare a parlare di tumore al seno e le chiedo qual è l'aspetto importantissimo psicologico nella cura delle persone, delle donne che hanno un tumore al seno. Allora, da un punto di vista psicologico, la diagnosi di tumore al seno e poi l'intervento chirurgico che ne può derivare o altre forme terapeutiche possono comportare un vissuto variegato. Per alcune donne è prevalente il sentimento di paura, un sentimento di incertezza, la paura di perdere il controllo sulla propria vita, sul proprio corpo. Per alcune donne la diagnosi arriva in una fase in cui già il corpo da un po' di tempo sta cambiando, per esempio nella fase della menopausa. Per altre donne invece, più giovani, di età, arriva quando sono in un momento importante della loro vita, della loro carriera lavorativa, per cui sospendere il lavoro è sicuramente fonte di ansia, delusione, perdita di autostima, paura per il futuro. Oltre a questo poi c'è un sentimento di rabbia, di ingiustizia, rabbia che può essere rivolta verso se stessa, verso il destino, verso quello che è successo, a volte anche verso gli operatori sanitari. Sentimenti comprensibili, sentimenti non semplici da gestire, che hanno una natura traumatica. In alcuni casi anche un sentimento di solitudine che accompagna, ecco, purtroppo il vissuto di questa persona. Il trauma psicologico è maggiore al momento della scoperta, definiamolo così, del tumore al seno oppure quello successivo all'intervento chirurgico? È un percorso complesso, è un percorso che per alcune donne nelle prime fasi può implicare subito questo sentimento traumatico di paura, la paura chiaramente della morte. Per alcune donne questa paura può anche riguardare nelle prime fasi subito, all'avvicinarsi dell'intervento chirurgico, la paura che il proprio corpo cambi, che non ti appartenga più. Per altre invece subentra un meccanismo difensivo di rimozione, di allontanamento di quello che ti è stato detto, di quello che potrebbe accadere, di negazione, e certi sentimenti che ho appena descritto possono insorgere più avanti, più difficile ancora da gestire alcune volte. Poi comunque il percorso è lungo, può implicare delle ricadute, il senso di incertezza può accompagnare tutto il percorso e in alcuni casi il ritorno alla normalità è molto difficile, la paura di perdere per esempio il rapporto di coppia, difficoltà nell'area sessuale, tutti aspetti che possono subentrare anche in fasi più avanzate, per cui purtroppo il cammino è a volte molto lungo e questo vissuto può perdurare persino anni. C'è un progetto che avete messo in piedi proprio di recente, il cui nome è Nuove Stagioni, e che vede un ruolo preponderante di questo progetto di assistenza anche un simbolo della lotta alla mafia come quello di Sovignano. Ecco, di che cosa si tratta? Sì, Nuove Stagioni è una sperimentazione, per certi versi è, diciamo, una scommessa, un'esperienza pilota. La parola chiave è spirito multidisciplinare, perché intorno al progetto ruotano tantissime figure professionali con esperienze e competenze diverse. È un progetto che si prende cura della mente e del corpo. Come lo fa? Nella tenuta biologica di Sovignano è realizzato un percorso di agricoltura sociale che è guidato da esperti agronomi direttamente in un orto, orto sociale. La gruppalità è uno degli ingredienti principali, la possibilità, come dicevo, di rompere quel sentimento di solitudine che ti caratterizzava, che stavi vivendo, collaborando con altre donne alla realizzazione di un orto nelle sue diverse fasi, dal momento della semina, alla crescita, al momento della raccolta. Il progetto, dicevo, è multidisciplinare perché prevede, oltre al lavoro agricolo, anche momenti di meditazione guidati da psicologi. Le donne in gruppo all'interno della tenuta sperimentano attimi in cui con i cinque sensi
il momento presente, imparano piano piano a lasciare andare i pensieri e apprezzare quello che stanno facendo, l'attività a contatto con la natura. Ci sono momenti in cui parliamo di alimentazione, rapporto con il cibo, ci sono momenti, grazie a esperti e esperte di dietetica, si condividono delle pillole teoriche su una buona, sana alimentazione, anche nell'ottica di fare prevenzione a lungo termine nei confronti della malattia. Faccio un'ultima domanda, che forse può sembrarle banale. Da un punto di vista psicologico, è più importante per la paziente vivere insieme ad altre pazienti o vivere invece una normalità? Beh, da un punto di vista psicologico è sicuramente importante vivere una normalità, riprendersi una normalità quando si è disposti a farlo. Non tutti sono disposti, pronti a farlo dopo un evento traumatico come questo. Sicuramente una chiave di lettura importante del progetto è stare a contatto con altre donne che hanno superato in parte, in larga parte imparato a gestire il problema. Sicuramente ti trasferisce un senso di fiducia, ti aumenta un senso di autoefficacia, ti fa sentire compresa, perché molto più di qualsiasi altro professionista, una donna che sa cosa vuol dire su di sé il problema ti può comunicare un senso di validazione e comprensione delle tue emozioni. Ecco. La ringrazio. Grazie a voi. Parliamo adesso di prevenzione, che è l'aspetto fondamentale per la diagnosi e la cura del cancro al seno. Siamo entrati all'interno di un mammografo, in qualche maniera. Qui c'è il primo step per la diagnosi di un cancro al seno. Ecco, cosa avviene qui dentro? Sì, questo è uno dei nostri mammografi, ne abbiamo due, dove viene eseguita la mammografia, che è l'esame fondamentale per la prevenzione del tumore alla mammella. Di solito si inizia a 40 anni a fare la mammografia, l'accesso può essere spontaneo o un primo accesso, le signore fanno una richiesta dal medico di base come primo accesso e in 15 giorni viene dato l'appuntamento. Oppure con lo screening, che inizia da 45 anni fino a 74 anni, l'azienda ospedaliera lo fa in collaborazione, in convenzione con la ASL. Arriva una lettera a casa, la signora riceve un invito e viene a fare la mammografia. Quindi incontra il nostro tecnico di radiologia e fa una mammografia. Com'è cambiata la prevenzione delle donne e l'approccio anche alla prevenzione per il tumore al seno? Dunque c'è una maggiore sensibilizzazione, perché le signore sono molto informate e appunto con lo screening, che è molto importante, viene appunto invitata la donna con una lettera dove c'è un appuntamento, un giorno, e la signora viene, si presenta e fa la mammografia. Con gli apparecchi moderni che abbiamo oggi, quindi sono tutti digitalizzati, dotati anche di somosintesi, ci permette di fare delle diagnosi molto approfondite e prendere lesioni a volte anche proprio pretumorali, prima che diventino un tumore. Quindi è fondamentale riuscire a scoprirli prima possibile, in modo tale da fare cure sempre anche meno invasive e guarire completamente. Ecco, però uno degli aspetti fondamentali della prevenzione è l'autopalpazione, abbiamo sempre detto. Ecco, per una donna che in qualche maniera sospetta un tumore al seno dopo l'autopalpazione, qual è l'attesa per poter accedere a questa mammografia? Allora, è importante fare l'autopalpazione per conoscere se stessi, non fare una diagnosi, non si pretende quello, però nei vari intervalli che noi diamo si sensibilizza molto le donne proprio per vedere se c'è qualcosa nei vari intervalli di nuovo che possono trovare. Al momento in cui uno scopre, si allarma, c'è qualcosa che non va, va dal medico di base e insieme decidono se è il caso o meno di fare un approfondimento ulteriore rispetto a quelli già magari segnalati. Se non ha mai fatto niente, logicamente viene, come dicevo prima, come primo accesso si dà in 15 giorni. Se c'è un'urgenza reputata urgente dal medico di base, si fa una richiesta urgente, in 72 ore viene dato l'appuntamento. Ecco, dottoressa, stiamo entrando invece adesso nel luogo dove vengono svolte anche le ecografie, che è il secondo aspetto importantissimo per la prevenzione, la diagnosi di un tumore al seno. Ecco, ci puoi illustrare?
Sì, allora questo è un ambulatorio dove le signore entrano in un secondo momento dopo aver fatto la mammografia. Se c'è bisogno di un approfondimento, di una valutazione maggiore, viene fatta una visita e un'ecografia. Questi sono uno dei nostri ecografi che ci permette di vedere lesioni molto piccole, millimetriche, si parla proprio di millimetri molto spesso, proprio per la diagnosi precoce di cui parlavamo prima. Qui c'è un linfonodo, perché noi valutiamo anche nel cavo ascellare, quindi nell'interezza poi di tutta la patologia quando c'è bisogno, e ci permette di definire lesioni benigne, lesioni maligne. Quindi a volte quando si fanno questi approfondimenti, che poi sono necessari, non sempre si va poi a scoprire tumori, ma anche a definire la benignità delle lesioni. In quel caso si rimanda la paziente al controllo successivo. Quindi quando troviamo qualcosa, è importante anche per noi poter fare tutti gli approfondimenti necessari, che possono essere una semplice ecografia, oppure a volte fare anche delle biopsie, che sono esami un po' più approfonditi, che però ci fanno fare una diagnosi appunto di certezza di benignità, oppure nella definizione del tumore ci permettono di definire proprio le caratteristiche del tumore per poi impostare dopo la terapia in maniera più personalizzata. E invece là negli altri schermi cosa sì. vediamo? Dopo che la signora fa la mammografia, noi in ambulatorio, davanti ai nostri schermi, possiamo vedere, anzi vediamo la sua mammografia, e con questi schermi dedicati, come i nostri apparecchi, gli ecografi e il mammografo, possiamo definire meglio le lesioni, ad esempio valutare lesioni veramente piccole, come possono essere questi gruppettino di microcalcificazioni. Questo è un piccolo tumore millimetrico che poi è stata fatta una diagnosi facendo una biopsia sotto guida mammografica. Se una lesione la vediamo in ecografia e abbiamo bisogno di fare la sua biopsia, la facciamo con l'ecografo. Se a volte nell'ecografia non la vediamo, utilizziamo degli apparecchi ancora più specialistici e possiamo fare la biopsia sotto guida mammografica. E come dicevo prima, lesioni veramente piccole, può essere questo piccolo gruppo di calcificazioni, però è veramente piccolino, ma è importante trovarli più piccoli possibili in pratica. Ovunque qui troviamo dei segnali di prevenzione, torniamo a parlare di sì. prevenzione. 10 buone abitudini che contribuiscono a ridurre il rischio di tumore alla mammella. Vogliamo ricordarle? Sì, infatti nei nostri ambulatori, come anche nel nostro corridoio, abbiamo un po' tappezzato di poster che ricordano che è importante la prevenzione, è importante avere uno stile di vita sano, quindi mangiare correttamente, fare esercizio fisico, dormire, che ci prevengono oltre al tumore della mammella anche per tutti i tumori che possiamo, diciamo, purtroppo possono capitarci. Come anche c'è altri opuscoli e poster sull'autoesame della mammella, e ci ha spiegato approfonditamente come poterlo fare. C'è poi un numero verde. Sì, c'è un numero verde, e noi abbiamo tanti opuscoli che spiegano, oltre sollecitano e ricordano qual è la prevenzione, anche vari nostri biopsie, mammografie con contrasto che noi possiamo fare proprio per definire le lesioni quando c'è bisogno, e poi affidarla al chirurgo successivamente, al team multidisciplinare che la prenderà in cura e farà una terapia personalizzata. Ritornando alla prevenzione, oltre a tappezzare tutti i nostri ambulatori, quando diamo un referto, all'interno del referto c'è un'altra volta il nostro opuscolo dove si spiegano e si ricordano le buone abitudini per prevenire e ridurre il rischio del tumore alla mammella, come anche fare l'autoesame della mammella. E poi c'è il nostro numero verde, che è l'800 180 992, al quale potete telefonare per contattarci. Si sente di dare un consiglio a tutte le donne? Prima cosa, volere bene a se stesse e ricordarsi di fare prevenzione. Quando arriva la lettera di screening, non buttarla via da una parte insieme alle bollette, ma venire a quell'appuntamento, perché è importante prevenire. Siamo adesso insieme a Daphne Rossi, la presidente dell'Associazione Serena, per continuare a parlare dell'importanza dell'assistenza psicologica per le donne con un tumore al seno. Ecco, con il dottor Pozza abbiamo affrontato il tema del progetto Nuove Stagioni, un progetto innovativo che si svolge all'interno della tenuta di Suvignano. Cosa si sente di aggiungere in merito a questo progetto e a quella sua innovazione? Beh, è innovativo perché sicuramente mette in contatto le donne con la natura, e questo è fondamentale, perché purtroppo la malattia
e poi mette in contatto le donne con la natura insieme, in gruppo. E questo è fondamentale, intanto perché la malattia generalmente isola, ti fa sentire diversa e quindi ti senti diversa dagli altri e tende ad isolarti. Già lavorare in gruppo, stare in gruppo, vuol dire invece rafforzare quelli che sono i contatti umani, che vengono a mancare a un certo punto. Non solo, la natura, tornare a riprendere contatto con la natura, perché la malattia di nuovo, isolandosi, ti porta a stare dentro di te, non fuori. Ti dimentichi addirittura di vedere quello che hai intorno, il sole. Ci sono donne che mi hanno detto tante volte, io dopo tanti mesi, aprendo la finestra, mi sono accorta che c'era il sole, perché non lo vedevo prima, perché ero così presa dalla mia malattia, dai miei problemi, da non essere in grado di vedere ciò che mi circondava. Quindi mettere queste donne, diciamo, insieme, in un ambiente molto bello e lavorando con le mani, perché fare un orto vuol dire lavorare, creare qualcosa, quindi non essere più diversa, non essere più sola, insieme ad altri e costruire qualcosa. Questo secondo me è perché una pianta o un seme poi cresce e ti dà un frutto. Sei ancora in grado di ottenere frutti da questa vita. Non sei sola, non sei diversa. Mentre invece il seme dello stare insieme è stato probabilmente quello che lei ha piantato. Fondamentale. Nel momento in cui ha scelto di fondare appunto l'Associazione Serena. Certo. Ecco, ci vuole raccontare un attimo qual è l'attività di questa associazione? Si basa proprio su quello che lei ha detto, lo stare insieme, il condividere, partecipare insieme agli altri ad una rinascita, perché è sempre una rinascita. Io ho avuto un tumore al seno tanti anni fa, nel 98, e nonostante avessi strumenti, diciamo, sia culturali, no, che finanziari, volendo, no, non avevo problemi, non sono stati sufficienti. Allora non c'erano associazioni che dessero supporto. E la famiglia non è sufficiente in questo caso, perché spesso si tende a non aggravare già la situazione familiare. Il tumore è la malattia di una famiglia, non di una persona, chiaramente, no? E quindi non si vuole aggravare gli altri in famiglia. E poi pensi sempre di non essere capita, perché in effetti è così. Per capire cosa soffre una persona, qual è il percorso molto difficile di una persona con un tumore al seno, ma anche comunque con un tumore, bisogna esserci passati. E infatti stare insieme, io ho pensato subito a questo, a fare il gruppo, a stare insieme, a incontrarci regolarmente per parlare non della malattia, anzi, fortunatamente spesso non si parla della malattia. Si mangia insieme qualcosa? Abbiamo una bella sede qui, naturalmente dall'ospedale, perché abbiamo dei progetti come questo insieme, dove c'è anche una cucina, per cui si sta insieme. Si disegna, si scrive, si parla, il più delle volte senza bisogno di parlare della malattia. Ecco, le donne, la cosa più bella sapete qual è? Rendersi conto che una donna arriva da noi con una parrucca in testa e poi si sente libera quando arriva di togliersi la parrucca, perché si sente a casa, perché si sente insieme a persone alle quali non deve spiegare niente. Perché il percorso che lei sta intraprendendo l'hanno già fatto. Le chiedo una cosa, probabilmente potrebbe essere anche una domanda un po' brutta. Qual è il più grosso insegnamento che le ha lasciato il suo tumore al seno? Il più grosso insegnamento è stato quello di farmi sentire molto piccola di fronte a un problema molto grande, per cui ridimensionare noi stessi. Ma io sto parlando non perché uno si sente, ma ridimensionare sotto tutti i profili, cioè rendersi conto che intanto che ci sono tante persone in questa condizione, che siamo tutti uguali, che non ci sono differenze e che c'è molto bisogno l'uno dell'altro. Io non ero molto brava a interloquire con gli altri, ho imparato che ascoltare è fondamentale per conoscere e per sapere,
e per poter dare aiuto agli altri. Prima li devi ascoltare, ascoltare è una cosa difficilissima. Io ho imparato ad ascoltare. Senta, la nostra chiacchierata, definiamola così, ci ha portato al punto di accoglienza del comitato di partecipazione. Ci vuole raccontare di che cosa si tratta? Io da tanti anni faccio parte di un gruppo anche a Firenze di persone, di cittadini che si occupano, no? Che hanno deciso di occuparsi, in genere sono tutti cittadini che fanno parte di associazioni, di occuparsi della sanità. E per fare questo abbiamo studiato, l'Accademia del Cittadino della Regione Toscana ci ha insegnato a far questo, io avevo fatto anche altre esperienze a Milano con l'Istituto Negri e abbiamo deciso di chiedere alla Regione di costruire veramente un percorso di partecipazione. È stato costruito, la partecipazione è istituzionale, c'è una legge della Regione Toscana del 2017 che ha istituito i comitati di partecipazione che si trovano in ogni azienda ospedaliera e in ogni azienda ASL, quindi sono comitati aziendali oppure comitati territoriali, perché il territorio è molto grande, quindi ci sono dei piccoli comitati, diciamo, distrettuali, no? Che fanno capo poi a un comitato aziendale è una piramide al cui apice c'è il Consiglio dei Cittadini. Consiglio dei Cittadini che ovviamente si occupa di problematiche generali. Ritorniamo a quell'ascolto famoso. A quell'ascolto, perché bisogna, io dico sempre che in tutto questo processo, quelli più importanti sono i comitati zonali, distrettuali, quelli che sono a contatto diretto con il cittadino, con il paziente, con il cittadino in difficoltà, quindi ascoltare e riuscire poi attraverso l'ascolto a percepire, a prendere proprio, no? Quelli che sono i problemi più frequenti nei quali il cittadino si trova a confrontarsi e cercare di risolverli, non è che ci si riesce sempre. Questo è un altro posto di ascolto. E allora per noi è stato un piacere ascoltarla, io la ringrazio. Grazie, io ringrazio voi veramente, grazie.